Okay, direi che possiamo partire. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti e vi do il benvenuto al nostro primo appuntamento eh, del percorso Le opzioni e i mercati finanziari con il nostro stimato professor Nappini. Buongiorno, con... buongiorno Davide, grazie. Buongiorno Bruno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il professore collabora con noi, con Banca Sella eh, già da, da qualche anno. Mi presento, io sono Davide Monte, sono il responsabile dell'ufficio Trading Specialist di Banca Sella. Sarò presente qui con voi in ascolto durante tutto il webinar per rispondere alle vostre eventuali domande che vorrete pormi sull'offerta sull di Banca Sello, ovviamente eh, utilizzando la sezione eh, Q&A quindi domande e risposte di, di Zoom. Eh, prima di lasciarvi ai contenuti eh, del corso quindi contenuti veri e propri vi illustro brevemente quella che è la nostra, la nostra offerta eh, per quanto concerne ovviamente il trading online. Partiamo innanzitutto con il conto Trader, il nostro prodotto di punta, è il conto che eh, è pensato per chi opera sui mercati finanziari, eh, è un conto che eh, è totalmente gratuito a canone zero con almeno 5 operazioni di trading online a trimestre, quindi con soltanto 5 eseguiti. Nei tre mesi eh, non si paga alcun canone. Eh, ha commissioni molto vantaggiose perché ha un profilo commissionale digressivo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che più operate e meno pagate. Eh, non ha spese di amministrazione custodia titoli. Le piattaforme online, quindi quella mobile e quella web, sono gratuite. L'informativa eh, di borsa con i buchi, i grafici, in real time ovviamente sui mercati italiani sono eh, inclusi, quindi gratuiti. Ehm, poi, ovviamente, c'è la possibilità di abilitare tutte le informative che volete, sui mercati derivati, Eurex, eh, CME. Ehm, ogni informativa ha un suo canone che eh, è azzerabile con un minimo di operatività. Quindi. Vediamo tutte, tutte queste possibilità. È un conto corrente a tutti gli effetti, con un deposito titoli collegato, quindi potete usarlo non solo per operare, ma per anche le spese eh, quotidiane. Per eh, appoggiarci, appunto, una carta di debito che in questo caso sarebbe gratuita, carte di credito, mutui, prestiti, quello che, quello che desiderate. Anche i pagamenti chiaramente web, bonifici, bollettini, eccetera. Eh, questo è un esempio delle commissioni digressive di cui vi parlavo, un esempio sui mercati azionari e obbligazionari, vedete che si parte da uno standard eh, fisso, in questo caso di 8 euro, per esempio, per l'azionario Italia, con 100 euro di commissioni generate al mese, si arriva fino ai 2,50 euro ad eseguito, quindi eh, commissioni eh, decisamente vantaggiose. C'è la possibilità anche di avere un profilo percentuale, quello potete deciderlo voi dalla piattaforma di settimana in settimana. Eh, questo è un altro esempio delle commissioni digressive sui derivati Italia in questo caso, ma funziona così per tutti i mercati, quindi anche Eurex e CMI. Eh, vedete che anche qui si arriva ai 2,50 euro di fisso eh, su eh, tutti i prodotti ad esclusione del micro che costa addirittura 0,80 perché appunto è un prodotto che vale un pochino meno una breve escursus, una panoramica sulle nostre piattaforme la Sella Trader è la più recente, la nuova arrivata, è un'app quindi scaricabile da Android e da iOS, ovviamente, eh, è un'app di trading a tutti gli effetti: potete fare tutto. Eh, vi dà anche la possibilità di eh, simulare un'operatività eh, su, su un mercato virtuale ed è gratuita. La SellX Trading, nostra piattaforma web, ormai collaudatissima, eh, è una piattaforma di trading a tutti gli effetti, anche qui potrete operare ehm, su, su, sia sui mercati cash, quindi azioni, obbligazioni che derivati, avete già grafici, book, ed è una piattaforma che gira su browser, quindi è una piattaforma gratuita web. Fino ad arrivare alla Sell Extreme, la nostra piattaforma professionale, che è quella che utilizza anche il professor Napini, quindi è quella che vedrete quando eh, il professore eh, mostrerà, ehm, mostrerà appunto la, 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 i grafici o i book sul, su, durante il corso. È una piattaforma per i trader, per trader avanzati, chiaramente, eh, dà la possibilità veramente di operare in, in diversi modi, sia da book che direttamente dal book, che direttamente dal grafico, oppure addirittura in algo trading, quindi la possibilità di fare dei trading system direttamente all'interno della piattaforma. Questa è un canone mensile di 20 euro, ma è gratuita con 15 eseguiti al mese. Quindi con un minimo di operatività non si paga il canone. Veniamo alla parte più interessante, probabilmente, ehm, la promozione legata ai, ai nostri corsi, quindi al corso del professor Napini, chi si iscrive ehm, al corso del professore e intende aprire un conto trader. Quindi un conto trader nuovo eh, ha la possibilità per sei mesi di usufruire di queste commissioni vantaggiose. Eh, quindi, ad esempio, 2,50 euro sui mercati azionari italiani, obbligazionari, sul mercato derivati italiano, mercato derivati Eurex, 3 dollari fissi sul mercato Siemi, il tutto per, per sei mesi. Eh, inclusa anche la piattaforma Sell Extreme sempre gratuita per sei mesi. Eh, per chi è già cliente, per chi ha già il conto trader e ovviamente non intende prendere un altro, eh, possiamo scontare appunto il canone della piattaforma Sell Extreme eh, sempre per sei mesi, dalla, dalla data in cui viene inserito il, lo sconto. Eh, lascio i nostri contatti nel caso abbiate necessità. Eh, per info sull'offerta che vi ho appena appunto mostrato sulla promozione, scrivetemi pure. Io sono Davide Monte, eh, questa è la mia mail quindi david.monte.it. Se doveste aver bisogno invece di assistenza sulle piattaforme di trading online, eh, magari siete già clienti o non clienti che, che però mh, necessitano di maggiori informazioni. Potete anche telefonare alla nostra assistenza trading a questo numero verde, sia da fisso che da mobile, che è l'800-050-202. È disponibile tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.30. Eh, con questo io ho concluso. Passo la parola al professor Nappini. Come vi ho detto, rimango qui disponibile in ascolto e potete fare le domande sia a me che al professore. Ovviamente, per quanto riguarda i contenuti del corso, ponete pure le, le domande al professore. Per quanto riguarda l'offerta di Banca Sella o qualsiasi domanda su, su Banca Sella, potete pure farle a me sempre nella sezione eh, domande e risposte. Eh, vi ringrazio lascio la parola al professor Napini. Buon corso. Grazie mille, Davide. Grazie. A questo punto devi riabilitare però la, la possibilità di condividere lo schermo. Sì, io ho tolto perfetto. il mio, quindi dovresti già poter eh, condividere. Condivido, perfetto. Ok. Perfetto, si dovrebbe vedere tutto. Allora, perfetto. Davide, c'è subito do una domanda che sto leggendo adesso di Sauro. Che chiede se la ci sarà una registrazione del corso per riascoltarlo. Sì, 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 eh, c'è la possibilità di, di richiedere la registrazione. Eh, appunto, eh, possiamo, possiamo inviare sia il link eh, via mail, volendo, per, per, la, per la visione. Eh, altrimenti, eh, Bruno, tu, se non mi sbaglio, mettevi la registrazione sul, sul tuo canale Sunny Money. E allora, sì, sì, allora io, io lo metterò, la metterò senz'altro come mi arriva la, la vostra quindi la, la, la carico sul canale YouTube di Sunny Money e quindi Perfetto. la possono trovare anche là. Ottimo. Bene, c'è un'altra domanda. C'è un'altra domanda, già... Di Antonio. Allora, per poter accedere alle piattaforme di trading è vincolante avere il conto trader, lo posso utilizzare anche avendo un conto corrente stella diverso. Si può usare qualsiasi conto, quindi sì, le piattaforme di trading sono collegabili a qualsiasi conto ehm, corrente con conto titoli, chiaramente, eh? Ci, bisogna avere un deposito titoli per poter utilizzare la piattaforma di trading, altrimenti non, non si può fare nulla, eh, però con qualsiasi tipologia di conto, che sia un web sell, che sia un sell start o un conto azienda, quello che, che desiderate, eh, si possono collegare tutte le piattaforme che vi ho mostrato, quindi non c'è un vincolo di conto. Perfetto, allora io inizio. Ti lascio la parola. Inizio subito, allora ben trovati di, di nuovo a tutti. Ricominciamo con questi cinque webinar che ci porteranno fino alle vacanze di Natale. Entro subito nel vivo. Oggi voglio parlare di quelle che sono le dinamiche che intervengono sul valore, ovvero sul prezzo delle opzioni, e far vedere quali sono le differenze sostanziali che ci sono fra la formazione del prezzo di un future. Un'azione o un indice o un, un ETF e le sue derivate di secondo ordine, come sono le opzioni. Quindi toccherò un argomento. Come tutti i webinar che faremo, questi 5 webinar non sono molto basici, sono piuttosto avanzati, quindi già un minimo di competenza è richiesta, però cercherò, nonostante siano molto tecnici e specialistici, di spiegarli nel modo più semplice possibile. Allora partirò. Mh, facendo una narrazione classica di quella che è la volatilità, la storica, la implicita, poi farò degli esempi, esempi reali, esempi reali che sono avvenuti nel 2020 con il grande crollo e quello che è successo il 5 agosto, il 5 agosto 2024, un giorno particolare. Allora, iniziamo subito con il dire, anzi tolgo il video che impalla la visione, perfetto, iniziamo subito con il dire che il valore di un'opzione non dipende... Solo dal prezzo del sottostante a cui è riferita, che può essere appunto il prezzo di un'azione, il prezzo di un future, ma si muove questo prezzo dell'opzione in base ai cosiddetti rendimenti attesi. Invece, il rendimento del sottostante, appunto del future, dell'azione, dell'ETF, dipende solo ed esclusivamente da una cosa, dal proprio prezzo, che è l'unico riferimento reale e tangibile. Qui c'è una formula, ve la faccio vedere subito, ma state tranquilli, non entriamo nello specifico. Questa è la formula che si usa per determinare il valore di prezzo delle opzioni e si basa su un modello di tre matematici, Black, Scholz e Merton. E questa è una formula che è chiamata in modo eh, abbreviato Black -Scholl. e Scholz. Questi tre eh, economisti furono insigniti a, addirittura a un Nobel. Che vuol dire questa formula? Vuol dire che i fattori che agiscono, che agiscono sul prezzo di un'opzione sono, primo, il prezzo del sottostante, secondo, lo strike price, poi la data di scadenza, perché è un prodotto a termine, un'opzione, il tasso di interesse, adesso sono tassi positivi ma in abbassamento, come sappiamo, i dividendi e per ultimo, la volatilità. Quindi non voglio parlare dei parametri fissi che, eh, già, eh, che sono stati teorizzati dal modello Black and ma voglio fissare l'attenzione su un unico parametro, quello che non è calcolabile a priori e che però influenza in modo importante, se non esponenziale, quello che è il premio, il valore delle opzioni rendendo gli strumenti esplosivi, ovvero la volatilità. Ricordo che ogni errore di valutazione su questo parametro può creare problemi a qualsiasi portafoglio. In quanto modifica sostanzialmente il prezzo dell'opzione stessa, modifica tutte le greche, modifica tutto il profilo di rischio e l'atrao. La volatilità rappresenta una misura. È una misura di quanto il prezzo del sottostante si muove. Per misurarla si utilizzano normalmente degli strumenti statistici come la deviazione standard. Lo scarto quadrato medio quindi forti oscillazioni di prezzo danno luogo ad un aumento di volatilità piccole oscillazioni di prezzo invece fanno abbassare la volatilità quindi percepire la variabilità futura del sottostante con la volatilità potrebbe essere una cosa molto interessante per chi opera sui mercati ovvero è importante per noi che lavoriamo con questi strumenti avere una discreta conoscenza di questo parametro perché il mercato vive di aspettative, e molteplici possono essere quelli che sono i fattori in grado di influenzare i movimenti di prezzo. Il problema è che purtroppo non esistono tecniche che ci permettono di prevedere i movimenti di, pre di prezzo, non esiste nessun corso di laurea per prevedere, non li possiamo quantificare a priori, però le aspettative sì, le aspettative incidono oltre che sui movimenti del sottostante, anche su quelle che si chiamano variazioni di volatilità, soprattutto con quella che è la velocità con la quale si sviluppano queste aspettative. Che cosa può succedere? Più queste aspettative aumentano, più amplificano e di molto i valori e i premi delle opzioni e le variazioni di volatilità. Fatta questa premessa, andiamo subito al sodo. Piccolo approfondimento della volatilità perché è sempre importante rimettere a fuoco tutto. Allora, la volatilità è il parametro di gran lunga più importante per chi lavora sui mercati finanziari con gli strumenti in leva come le opzioni, perché misura i movimenti di un determinato strumento finanziario in un determinato lasso di tempo. Abbiamo detto che per misurarla si usano strumenti statistici come la deviazione standard. E quando parliamo di volatilità noi dobbiamo sempre fare riferimento a tre tipologie di volatilità: c'è la volatilità storica, la volatilità implicita, la volatilità attesa. La storica è molto semplice, ovvero è un calcolo che viene fatto utilizzando i movimenti passati, minimo massimo di ogni giornata di borsa in un determinato mercato finanziario e può essere calcolata annualmente mensilmente e settimanalmente, quindi è molto facile da, da visualizzare, però ci dà solo un riferimento su ciò che è già successo, non ci dà un riferimento su ciò che potrebbe succedere. Invece la implicita viene utilizzata per le opzioni, è chiamata così perché è inclusa nel valore di un'opzione, fa parte del prezzo. E è molto meno semplice da calcolare. Di solito la possiamo calcolare a ritroso conoscendo il prezzo, conoscendo il prezzo dell'opzione e, pre e il valore del sottostante, quanto manca a scadenza, eventuali dividendi e quello che è il tasso di interesse. La Black Shorts è la classica formula che ci permette di calcolare a ritroso il valore di volatilità implicita. Poi c'è la volatilità attesa, che per me è la variabile più importante. La implicita, ripeto, la si calcola sulle opzioni ATM, a quelle che rappresentano il qui ed ora del prezzo del sottostante. L'attesa invece è un parametro che serve a ogni operatore per cercare di comprendere i movimenti futuri, i movimenti attesi del sottostante, perché si può dire che è un po' come se fosse una scommessa sulle possibilità di variazione di prezzo in un determinato arco di tempo maggiore sarà la volatilità attesa, maggiore sarà il prezzo di un'opzione. La volatilità attesa, per farla breve, viene calcolata normalmente su quelle opzioni che si trovano a delta 0.30. Perché delta 0.30? Questa è una Gaussiana. Voi sapete che in questa curva, in questa, in, in questa campana, c'è un'area che è il 68% dei rendimenti. Il 68% dei rendimenti possiamo noi considerarlo come una distribuzione normale. Gli estremi, ovvero il 32% dei rendimenti, sono eccessi per questa campana di Gauss. Quindi un delta 0,30 mi sta ad indicare che chi sta facendo il prezzo di quell'opzione sta apprezzando un qualcosa che è fuori da un'ipotetica campana di Gauss. Del, del mercato delle opzioni. Quindi una Delta 030 ha teoricamente, mettendola proprio sul semplice, il 30% di possibilità di scadere ITM e il 70% di scadere OTM. Quindi è all'uopo utilizzata per conoscere i rendimenti attesi futuri. E il peso di queste volatilità ha impatti molto diversi sulle varie tipologie di opzioni sia in termini relativi che percentuali. Ma quali sono le opzioni che subiscono maggiormente le variazioni di volatilità? Sono le OTM. Perché? Perché la volatilità, a differenza del tempo a scadenza, del tasso di interesse, del prezzo dello strike e del prezzo del sottostante, è l'unico elemento che è sconosciuto, che non lo sappiamo prima e però ha la più grande importanza sul valore delle opzioni, perché riflette quelle che sono le aspettative degli operatori. Quindi se in un mercato dove la maggior parte degli operatori ha aspettative future ribassiste, vedrete che la volatilità implicita delle opzioni put sarà maggiore di quella delle opzioni call e di conseguenza i premi avranno valori ben diversi. Allora, la volatilità di solito si esprime in percentuale ed è calcolata su base annua. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le opzioni che voi vedete a mercato, anche quelle che scadono nel giorno stesso, hanno un calcolo della volatilità su base annuale. Poi va fatto tutto un calcolo apposta per ehm, arrivare a quello che è il valore di volatilità apprezzato per la giornata. Che succede però? Campana di Gauss, smile di volatilità o schiu di volatilità. Se noi facciamo una distribuzione dei rendimenti medi giornalieri di un qualsiasi sottostante, noi sappiamo che la distribuzione non ha esattamente la forma di una curva normale. E perché? Perché la curva dei rendimenti effettivi non è simmetrica, è asimmetrica. Ha una parte sinistra molto più alta, molto più lunga, molto più spessa rispetto alla destra. La parte sinistra è quella del lato put, la parte destra è quella del lato call. Questo che vuol dire che i rendimenti non si distribuiscono in modo uniforme, ma si distribuiscono in modo più stretto rispetto a quello che è una distribuzione normale, vedete come cambia? Questa è la normale che è la teoria, questa è la pratica. La pratica è questa in realtà. Che vuol dire? Vuol dire che il mercato ha più teme più una probabilità che il mercato crolli, magari del 4% che non che aumenti del 4%, quindi le probabilità che avvenga un evento estremo è più alta sulla parte sinistra rispetto a quella della distribuzione normale. E quindi questa è una caratteristica importante che è alla base del metodo di lavoro del market maker. Market maker sapete chi è? È colui che deve dare liquidità al mercato, deve dare un prezzo bid e un prezzo ask, si piazza sul bid a una distanza che si chiama spread dall'ASC, tale che per lui è sempre deve essere sempre un affare a rischio zero, vendere o comprare la stessa, la stessa opzione. Quindi che fa? Corregge i parametri usati per prezzare il rischio sul mercato delle opzioni utilizzando appunto questa, questo smile di volatilità, questa normale di Gauss alla quale applica lo skew della volatilità. Quindi, visto che la formula conosciuta per prezzare la, la scenda delle opzioni è la Black Show, che si basa appunto su questa distribuzione di tipo gaussiano che non rispecchia però la reale distribuzione e ha come riferimenti fissi il valore del sottostante, il tempo quanto manca a scadenza il valore del denaro, ovvero il tasso di interesse e lo strike price l'unico valore arbitrario che può utilizzare il mercato per adeguare alla realtà presente, ma soprattutto a quella che è l'aspettativa futura, il premio, il valore di un'opzione è la volatilità. Infatti nel grafico si vede che le volatilità implicite in questa curva sono tutt'o fuorché costanti, calano sul lato destro, aumentano sul lato sinistro, per cui le opzioni put sugli indici azionari saranno sempre più alte delle opzioni call. E questo che vuol fare che ci vuol dire ci, ci rappresenta che nelle opzioni su indici la volatilità tende a diminuire al crescere delle quotazioni del sottostante poi vediamo cosa sta succedendo adesso sul mercato perché tutto quello che ho detto adesso è questo modello matematico è stato messo in discussione negli ultimi tempi poi la distribuzione della volatilità ha la coda sinistra più spessa più grassa la coda destra più sottile rispetto alla distribuzione normale lo smile incide sul valore delle opzioni e anche se le put sono sempre più costose gli eventi estremi non possono essere mai correttamente prezzati proprio perché sono estremi sono inattesi saperlo prima sarebbe una bella cosa inoltre la volatilità implicita è sempre una stima perché il valore atteso è è in pratica il costo della probabilità che un evento possa accadere, ma come si sa nel tempo la realtà si discosta molto. Vi voglio far vedere un grafico che è il grafico di SP500 a candele, al quale è stata applicata la volatilità storica in blu e la volatilità implicita in rosso. Qui siamo nel 2020, qui la implicita ha fatto un grande salto per aria. Qui siamo ad agosto 2025, sembra che non abbia fatto nulla da implicita, poi vediamo cosa ha fatto in realtà, perché ha fatto veramente una cosa che non si era mai vista finora, mai vista in così poco tempo quello che è successo. Però quello che a noi interessa è che ad ogni ribasso finora la volatilità implicita è salita, ad ogni rialzo la volatilità implicita è scesa e è rimasta all'interno di una media. Come il prezzo scendeva, vedete anche qua la implicita schizzava per aria come il prezzo scendeva e la implicita schizzava per aria. La differenza importante da notare è che, siccome la implicita, abbiamo detto, è la stima di ehm, la stima futura di, di, un, di un qualcosa che si è che, si, che ci si può aspettare. La realtà, però fa vedere che 99 su 100 la stima è molto più alta di ciò che poi è accaduto realmente al prezzo ovvero a quello che era la sua volatilità storica e sono poche le volte che noi vediamo la blu che è la volatilità storica sopra la implicita veramente poche guardate guardate qua a parte questo enorme rialzo che ha fatto con il bottom di marzo 2020 con volatilità impicchiata ma la volatilità era arrivata a numeri importanti, qui c'è scritto 65, ma la volatilità arrivò a 89. Qui manca la candela, ma sulla candela c'era la spike fino a 89, fu una cosa veramente incredibile. Però per tutto il resto sono veramente poche le occasioni in cui la storica sovraperforma la implicita, vedete è sempre più bassa. Perché? Perché il market maker, il mercato tende a dare eh, più valore atteso a un qualcosa che poi, quando si verificherà, sarà più basso di quello che è stato previsto. Sono poche le volte, ad esempio, in questa area qui implicita in calo, però la storica in aumento. Poi sono bastati pochi giorni perché rientrasse tutto nella norma. Adesso attualmente la implicita è in forte aumento, ha fatto degli bei spike su questo rimbalzo che è avvenuto dal 5 di agosto e. La storica però, vedete, è rimasta più o meno stabile, ha fatto un piccolo guizzo e poi è rimasta, è rimasta ferma. Torno sulla slide, giusto per far vedere la differenza che c'era. Allora, questa è ciò che è successo alla volatilità implicita durante il Grande Ribasso di marzo 2020. Sono passati quattro anni, ma ancora ha lasciato profonde ferite in tanti portafogli questo, questo 2020. I prezzi nel giro di pochi giorni subirono un sell off veramente importante. Qui non dà la, la vera percezione di quello che successe, ma fu una cosa devastante. Sui massimi di prezzo, la volatilità in quest'area qui si trovava intorno al 14-13%, ma quando i prezzi cominciarono a scendere, vedete la volatilità è qua sotto, storica e implicita. Implicita in rosso, storica in bianco. Quando poi i prezzi partirono per la tangente, cominciarono a scendere, trovarono la volatilità, trovò un punto di massima dell'89%. Poi, che successe? Sul mercato delle opzioni la situazione peggiorò ancora. Peggiorò in modo insostenibile perché la maggior parte degli hedge, la maggior parte dei venditori di opzioni rischiò, e qualcuno saltò anche gambe all'aria perché. Sul mercato dei future tutte le posizioni long furono bloccate perché non c'è, non ci fu trippa per gatti. Fu una discesa veramente impressionante e i grafici parlano da soli. Perché nel giro di poco SP crollò sotto il gran peso di tanti future in vendita, grandi quantità di contratti future in vendita in chiusura perché questo mercato era veramente terribile. Il mondo si era bloccato. Ecco qua, questa è la volatilità annualizzata. Quindi questa volatilità si impennò arrivando a livelli che finora non avevamo mai visto, neppure la crisi del, sui, dei mutui subprime, il fallimento di Lehman Brothers, erano riusciti scusate, a scatenare un inferno del genere. E in questo grande inferno, tanti conti furono chiusi, tanti operatori e grandi hedge chiusero per sempre, perché purtroppo la legge del mercato... Come al solito ebbe ragione, il mercato ha sempre ragione. E tutto questo che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere con come. Ora farò vedere come, con un esempio pratico, come il prezzo di un'opzione è legato indissolubilmente alla variabile volatilità. Per cui, anche se io magari avessi, torno indietro, avessi venduto una put qua giù, dove non c'ho più neppure il grafico, questa put sarebbe esplosa. Vi voglio far vedere questo esempio che porto sempre come riferimento. Questa è una put strike 3000. Ai tempi il prezzo era così. Questa put con il prezzo a 3300 è stata venduta a 300 punti di distanza, quindi c'era un bel margine di lavoro su questa punto, un bel margine di lavoro, un buon premio, volatilità al 20% e valeva 52 punti, che in dollaroni sono circa 2600 dollari. Il delta di questa opzione è il classico: che si va a vendere, è un delta piccolo, delta 0,20, 0,21. 0,21 vuol dire che eh, ha un valore come moltiplicatore di 50 dollari perché era sull'SP 500 Fusion di 20 per cui non lavorava una leva di 50 dollari ma lavorava una leva di 50 per 0,20 quindi valeva 10 dollari non 50 e teoricamente aveva una probabilità di guadagno data dal delta mettiamola così in modo molto semplicistico ma non si fa così la statistica eh. Data dal delta, dell'80% perché un delta 0,20 mi riporta un 80% di probabilità che questa opzione non scada. ITM, e solo un 20% che scada. ITM, quindi ho dalla mia le probabilità a favore. Quindi, forti di queste competenze matematiche e statistiche, noi andiamo tranquilli a dormire, convinti di avere tutto a favore: il tempo, il prezzo, la volatilità. Incassiamo dei bei dollaroni a fronte di un rischio. Di solo 20 possibilità su 100, ecco qua per semplificare. Modifico solo un parametro. Il prezzo è rimasto fermo e ho modificato un parametro. La volatilità dal 20 mi passa al 25%. Come vedete, questo semplice aumento ha modificato in modo evidente il prezzo della nostra opzione, che da 52 dollari da 52 punti è passata agli attuali 84,7%, mettendo il portafoglio in una perdita temporanea. C'è tutto lo spazio, c'è tutto il tempo ancora. Vediamo che succede adesso con l'arrivo del Covid. Nel Covid la volatilità passò dal 12% all'89% in pochi giorni. 5-6 giorni ci vollero per fare questo. Ecco, ecco che cosa è successo a questa opzione quando. La volatilità esplose e arrivò solo al 45%, non è che ho fatto l'89%, una media ha fatto, la media di periodo del 45%, la posizione sarebbe andata in fortissima perdita e ho lasciato il prezzo fermo, non l'ho fatto scendere perché è una simulazione, e l'originario prezzo di 52% sarebbe passato adesso a 228%, meno 8.795 dollari di perdita qua sotto. E a questo punto magari se non abbiamo i margini, non abbiamo la liquidità per garantire alla banca il sostenimento della posizione, qualcuno ce la chiude e ce la chiude con questa perdita nonostante che noi avevamo spazio, avevamo tempo, però margini e prezzi ci stanno condannando. A questo punto andiamo a vedere cosa è poi è successo per effetto della volatilità della volatilità eh? Che passa dal 20 all'80%, neppure all'89%. La perdita di portafoglio è veramente importante. Da incassare 2.000 euro, 2200 euro, 2600 euro, ne perdiamo 22.000 con questo aumento di volatilità reale che c'è stato, non è una simulazione, questo qui è stato reale. Ho voluto tenere fermo il parametro prezzo per non fare troppa confusione. Per cui immaginatevi: un prezzo che da 3.000 mi va a 2.500, non perde 22% perde molto di più e soprattutto non ha più questa area di valore temporale su cui contare. Invece guardate. Guardate cosa succede a uno strumento lineare per eccellenza, il future. Il future a 3.000 e con volatilità del 25%, eccolo qua, è in questo modo. Se il prezzo scende, noi perdiamo, se il prezzo sale noi guadagniamo. Il delta di questo future, sapete tutti che è sempre uno. Il delta di un'azione, di un future, un ETF è 1. Non ha variabili, non ha volatilità, non è influenzato il suo prezzo dalla volatilità. Il prezzo è influenzato solo dal prezzo, da come si muove, al rialzo o al ribasso. E quindi se, se scende, ecco, volatilità all'80, prezzo a 3.300 ecco, il future non gli è successo nulla, giusto? E questo è perché è uno strumento lineare. A questo punto andiamo a vedere cosa è successo realmente il 5 di agosto. Il 5 di agosto di questo anno, devo ritrovare la slide, eccolo qua, Il 5. allora questa qui era la, la, la grande spinta che ha fatto il, il VIX Index, che non è il VIX Future, è il VIX Index, che ha fatto dai minimi 11 63 ai massimi che ha toccato nel 2020 85 54 e lo ha fatto guardate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lo ha fatto in tre settimane tutto questo, questo patatrac però vedete che oscillazioni importanti poi in un attimo si è sgonfiato tutto quanto andiamo a vedere cosa è successo invece il 5 di agosto che è stata una cosa veramente impressionante per chi l'ha vissuta il 5 di agosto è stato uno dei momenti più incredibili io sono sui mercati oramai da più di vent'anni e non avevo mai visto una cosa del genere che in un giorno guardate in un giorno la volatilità passasse dalla sua media ovvero da 21 passasse a 65 in un giorno per passare da 21 a 65 sul, sul, nel 2020, ovvero nel periodo della grande crisi, è bastato semplicemente far, che, che il prezzo, cioè, che, che passasse del tempo. Ci sono volute due settimane, dieci giorni, non un giorno intero, era un lunedì, questo qui. Che cosa è successo questo lunedì? Perché è importante tenere a mente queste cose perché il... Vix Index arrivò a 65, ma il Vix Future arrivò, ve lo faccio vedere non a 65, arrivò a 34, a quasi la metà. Ecco quello che è successo al Vix Index quella, quella notte di tra domenica e lunedì, e poi in un attimo si è tutto risolto in un nulla di fatto, poi in un nulla di fatto incredibile. Allora, vi faccio vedere quella che è la nostra analisi che facciamo tutti i giorni sul nostro. Eh, gruppo Telegram che poi è anche scritta poi sul, sul, sul free questo è il 5 di agosto aperture veramente al ribasso rompono tutti i supporti possibili immaginabili quindi aprono praticamente sul cash americano in gap da fuga perché qui sono partite un sacco di ricoperture che hanno costretto gli operatori a entrare short di future per coprire tante put che erano che erano eh, andate ITM. Allora, guardate la implicita che cosa aveva creato. Sul CM era esplosa, si era portata sul Nasdaq al 52,71%, questa era la scadenza settembre. Settembre sulle famose opzioni chiamate risk reversal, quelle che ci si calcola la volatilità attesa, le delta 030. 52,71 sul sul Nasdaq 44,77 sull'S&P. Range di deviazioni standard veramente importanti, 1181 punti sul Nasdaq, 200 quasi 300 punti sull'S&P. La cosa incredibile è questa qua. Aumenti di volatilità su tutta la catena delle opzioni che vanno dal 16 da 16 punti a 30 punti, ma vi assicuro che sono tantissimi, 16 punti di aumento in po, in così poco tempo. Andiamo a vedere il giorno dopo, dove ci sono anche c'è stato addirittura un piccolo recupero del, del, del prezzo. E è successo che la volatilità dal 44 è scesa al 28, dal 52 al 34. I range da 300 sono diventati 188, da 1100 sono diventati 790. È tutto ristretto. Ma guardate che cosa è successo invece ai prezzi delle opzioni. Il delta price, cosa che non ho fotografato il 5. Se io avessi sulla scadenza a settembre la prossima, la prima scadenza che era utile, avessi comprato magari una opzione a, a strike 5450, avrei subito un aumento di volatilità del 187%, che è già un bel aumento. Ma guardate cosa è successo a queste otm il prezzo, allora era 5.270, vedete le otm una 4006, ha avuto un aumento di valore del 470 per cento vi immaginate cosa può succedere su un portafoglio quando un'opzione aumenta del 470 per cento e non solo questo è successo è successo anche che ho perso tutto dove me l'ho messo questo fu lo spike del 5 di agosto mercato che saliva questa piccola discesa di due giorni ha provocato questa candela incredibile sul vix e guardate un po' cosa è successo questa l'abbiamo già vista questa che era il 5 ecco questa si vede ancora meglio è un po piccolo questa qui l'avevo fotografata sul gruppo pro se io avessi venduto un'opzione a e 4200 avrei avuto un aumento di premio del 1405 una devastazione per i portafogli questa qui, per cui io vado a vendere magari qualcosa che vale 100 dollari, me la ritrovo 1000 a 1.400 volte in più, Ma una cosa incredibile, una cosa fuori, fuori dal mondo, ma quello che ancora ha fatto specie, non me lo ingrandisce questo, vediamo un po', se lo vediamo, era lo spread che c'era sulle opzioni, le opzioni, guardate qua, avevano uno spread, quelle molto ITM, di 3605 tic oppure quelle più tradate di 134 tic, quando nella media i tic dell'SP sono 2, 3 tic, 134, 66, 417 tic. Cioè il market maker, colui che è adibito a creare il prezzo, stava alla larga dalle quotazioni, si metteva con il bid molto basso per cui chi doveva vendere doveva vendere a un prezzo molto basso, si metteva sull'ASK a un prezzo molto alto perché gli è permesso dalle norme che gli permettono di avere uno spread di X percentuali e non c'era nessuno in mezzo e quindi chi ha dovuto operare ha dovuto mettere a rischio un portafoglio in questo, in questo modo. E tutto questo alla fine per dire che cosa? Ritorno sulle slide perché abbiamo terminato, eh? L'abbiamo fatto, spero di, che sia stata interessante. Non vedo domande, ma magari se c'è qualcuno che vuole fare domande, sono qui disponibile. Quindi, questo a che cosa serviva? Per far capire che cosa? Per far capire che su certi strumenti, come sono le opzioni che vivono soprattutto di aspettative future, il prezzo dipende da variabili che sono aleatorie e che è impossibile riuscire a codificare a priori e nessun algoritmo, nessuna formula matematica ci potrà mai fornire l'indicazione futura di un prezzo, però solo la conoscenza, l'osservazione e soprattutto come si muovono sul, sul, sul mercato delle opzioni ci potrà far fare una stima un pochino più verosimile, ma pur sempre aleatoria. Quindi io per adesso, oggi ho terminato, ci rivediamo la prossima volta che il 25 di ottobre, per cui saltiamo la settimana, riprenderò i mismatch di volatilità dove io ho scritto dove l'esperienza è più importante degli algoritmi. Vi farò vedere che cosa succede in certe condizioni di mercato quando ci può essere un qualche vantaggio da sfruttare per, eh, per, per, lavorare, per lavorare il mercato. Perfetto, io lascio la parola a Davide se è sempre in linea e eccomi ci sono siamo, siamo rientrati nei tempi? perfetto una precisione svizzera quasi svizzera abbiamo qualche minuto di anticipo ancora perché al limite potrei far vedere le movimentazioni monetarie avevamo detto che facevamo anche quello dimmi te se si può fare sì Ma sì no, fai, fai pure fai pure. Volta, eh? fai pure tranquillo allora faccio una cosa velocissima prendo il grafico il grafico degli open interest e faccio vedere più o meno come sono posizionati gli operatori sulla scadenza dicembre. Ci metterò pochi minuti. SP500. Tutto il rialzo si vede molto bene. È stato costruito con tutte queste grand put che sono gli histogrammi rossi. Che sono andate prima a creare la base, ovvero il tappeto per la partenza, ovvero compro put longo il future e poi di mano in mano che il prezzo saliva hanno fatto da ricopertura sintetica a tutte le call, vedete quante call? 5,4, 5,6, 5,5, quelle verdi, che sono andate ITM. Adesso il prezzo sta lavorando un'area proprio importante. Ci sono le prime call, 17.000 contratti solo sulla scadenza dicembre, che stanno andando ITM. Qui ci sarà bisogno di molti future, qui... È un'area dove potrebbe esserci degli spike o degli squeeze di volatilità e prezzo che potrebbero portare o al rialzo o al ribasso le quotazioni. Sopra, due aree di resistenza. La prima a 5,9, col, nette, dove le punte sono pochissime. 6.000 è l'area più importante, l'area più importante che poi rappresenta il vero eccesso del mercato, perché il mercato da qua a qua ci può arrivare tranquillamente. Qua probabilmente arriverà col fiato corto e queste col magari prima di essere ricoperti già avranno perso valore quindi non ci sarà più un interesse particolare per, per far partire degli squeeze importanti passiamo al, al DAX anche il DAX ha costruito il rialzo esattamente su questa area un'area dove ha fatto congestione nel, nel, nel luglio luglio 2023 poi se ne è partito per la tangente questo è un grafico settimanale ve lo voglio mettere giornaliero che si vede anche meglio rimpiccioliamolo, eccolo qua, mettiamolo così, quindi 18,5 ha fatto da supportone, 18 mila con tutte queste put ha fatto da pullback, e l'area di partenza è stata 16.000. tanti contratti put, tantissimi su tutta la chain, adesso il mercato ha un primo livello, 19,7 e soprattutto l'area di eccesso è 20.000. 20.000 è il punto dove, vediamo un po' se ce ne sono altri, no, 20.000 è il punto più importante dove il mercato potrebbe fare congestione, prendo anche l'Eurostox, che è un indice molto importante, molto tradato. Metto sempre il grafico giornaliero. Anche questo indice ha lavorato put sotto al prezzo che sono servite per coprire il rischio. Guardate quante cose sono state dovute, sono state oggetto di ricopertura a 4,9 a 4 a 4,7. A 5.000, 5.000 è un'area importantissima, primo livello dove ha fatto resistenza, si vede bene, strike di con 5.000, ma il primo livello reale dove ci sono connetti è 5.2, quindi l'eccesso ce l'avremo solo qui. Il mercato adesso è in una fase molto particolare, sta vuol dire, sta aspettando qualcosa, sta aspettando chiaramente i dati, ma soprattutto le votazioni americane che sono le più importanti di tutte, no? Che, che, che tengono il fiato, il fiato sospeso per tutto e a questo punto interessante è vedere anche come si sono posizionati sul vix questo è il vix prossima scadenza il vix prossima scadenza ha prezzato e sta continuamente prezzando un qualcosa di particolare vedete quante puttane hanno messo cioè qualcuno si sta coprendo da probabili Salite nel VIX. Perché dico questo? Perché chi, chi lavora le put sul VIX è perché ha comprato il future, perché sta allungando, ovvero ha aspettative realziste di volatilità. E infatti la volatilità, a parte questo spike incredibile del 5 agosto, è sempre e solo aumentata. E la cosa più importante da vedere, ve la faccio vedere con i grafici messi insieme, è questa. Il VIX e l'S&P stanno entrambi salendo è una cosa anomala a tutti i livelli non si cioè non, è, non, non si vede un mercato in salita con una volatilità in salita dovrebbe essere il contrario c'è qualcosa di veramente che fa paura a, a agli operatori gli operatori si stanno coprendo infatti la volatilità nonostante nuovi massimi assoluti è sempre salita bene Fatto questo vi abbandono, saluto tutti e ci vediamo il 25 di ottobre dove parleremo sempre di volatilità e mismatch di volatilità. Grazie. Allora, vediamo un po', ci sono le domande. Vedo. Se il 5 agosto avessimo fatto un vertical bull, put con le opzioni, mi scrive Riccardo, queste variazioni di volatilità sarebbero state compensate dalle operazioni di acquisto e vendita, limitando la perdita massima a un valore predeterminato dallo dello spread degli strike iniziali allora la risposta non c'è ovvero la risposta c'è se tu facevi uno spread verticale avevi dei problemi a trovare i prezzi perché i prezzi erano talmente sballati talmente difficili da farti eseguire che avresti comprato la tua put long ad un prezzo altissimo e avresti venduto la tua put short a un prezzo troppo basso perché non c'erano operatori allora, poi grazie Marco. Sergio. Che programma è quello dell'open interest? È un programma che io ho elaborato prima tramite Excel, un semplicissimo foglio Excel, dal quale io prendo i dati direttamente dalla piattaforma di Banca Sella. Vado su opzioni, vado su visualizzatore, prendo le prime che mi capitano. Eh. Prendo quelle del DAX. Prendo la scadenza che mi interessa 2012 in questo caso. Io mi sono già creato il mio tool dove ho già gli open interest e non faccio altro che aprire il tool. Vedete, ci sono tutte le cose che mi servono: open interest, volumi, volatilità, denaro, lettera, delta, prezzo strike. A questo punto, non faccio altro che esportare il file su Excel e crearmi una mappa operativa utilizzando la formula. Vedete, non faccio altro che prendere gli strike open interest, che sono ai lati e poi creare il grafico. Vedete, qui crea grafico, faccio il grafico classico a niente di particolarmente difficile, lo si fa bene. Poi, quelle eh, alessio, quelle call e put graficate sono la somma di tutte le scadenze o solo la prossima scadenza trimestrale? È la scadenza trimestrale, quella che ha visto la dicembre. Allora, Sergio mi chiede una domanda che mi fanno in parecchi: ma sono put vendute? E io ti ridomando, e chi le ha comprate? E chi le ha comprate? A chi le ha vendute? Quindi non sono put vendute, sono put ed essendo un contratto, un contratto è esattamente la risultante di un operatore che ha comprato e uno che ha venduto. È chiaro che chi ha comprato ha già una perdita certa che ha venduto, invece che l'assicuratore dovrà tutelarsi da quello che è la perdita che potrebbe avere a fronte di un premio che ha incassato, come l'assicuratore che ti assicura la macchina per un incidente se eh, maleducatamente tu hai un incidente lui deve risarcirti per quello che tu hai pagato fine allora riccardo intendevo rispetto al vertical di arrivarci con un'operazione già in impedita da... a ah, certo sì a saperle prima queste cose però anche chiudere il vertical il giorno 5 sarebbe stato un problema magari dovevi aspettare perché il market maker latitava come è successo nel 2020 nel 2020 io avevo delle posizioni ribassiste fatte solo di opzioni comprate con dei vertical spread di put e di call, non c'era possibilità alcuna di chiudere niente perché eh, il market maker latitava, non prezzava oppure prezzava a dei valori dove io non avevo nessun vantaggio a far niente e quindi ho dovuto blindare le posizioni boxandole, semplicemente boxandole con una posizione che <coughs> chi fa opzioni la conosce molto bene. Perfetto, saluto a tutti e buona giornata. Grazie a tutti, grazie per la visione, buon trading. Ciao Davide. Ciao Bruno, grazie. Ciao.